Si è conclusa con un bilancio positivo il Carnevale Iudicese 2016. L'edizione di quest'anno infatti si è contraddistinta per il coinvolgimento della popolazione che per l'impegno profuso delle associazioni locali, che di concerto con il Comune hanno animato per una settimana un programma ricco di appuntamenti, balli, giochi di piazza e sfilate di gruppo in maschera con il seguito carri allegorici. Insomma, Castel di Udica e le sue frazioni sono state contagiate dallo spirito carnascialesco di Re Burlone. A vincere il Carnevale 2016 è stato il carro La Macchina del Tempo, mentre al secondo e terzo posto si sono piazzati rispettivamente Lido Vaccarizzo e Masce Orso. Premi sono stati anche attribuiti al gruppo Ranziani del centro diurno, a costumi e maschere di Catena Nuova e alle maestre di danza Antonello Carobene, Giusy Giammello e Petronella. Si ringraziano tutti coloro, sottolinea l'assessore allo spettacolo Enzo Granata, che si sono impegnati. È stata una grande festa per i giovani, adulti e diversamente abili, anticipa il sindaco Pippo Grasso. Stiamo riflettendo sulla possibilità di organizzare un carnevale estivo, poiché gli appassionati tradizionalisti stanno iniziando a lavorare ai nuovi carri allegorici. Scadrà lunedì 29 febbraio il termine entro cui gli interessati possono presentare ai servizi sociali di ciascun comune del territorio la domanda per essere inseriti nell'albo distrettuale di accreditamento degli organismi ed enti no profit disponibili all'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti con più di 65 anni nei centri del distretto sociosanitario D13, che comprende i comuni di Caltagirone, Gran Michele, Vizzini, Mirabella in Baccari, Mineo, San Michele di Ganzeria, Mazzarrone, Sancono e Lico di Obbea. Il relativo avviso pubblico è consultabile nella home page del sito istituzionale www.comune.caltagirone.ct.it. Un uomo nato sacerdote, viaggio intimo nella fede, il titolo del libro di Stefania Platania, Amore, ed edito da Silvio Di Pasquale, che sarà presentato giovedì 25 febbraio alle ore 18 nella sala conferenza dell'hotel Villa Sturzo, con il patrocinio del comune di Caltagirone. Si tratta della biografia di Don Calogero Vacirca, storico parroco di San Giorgio, da tutti chiamato Padre Lillo, che nell'umiltà della sua azione feconda ha contribuito a edificare la Chiesa Calatina. Un percorso di fede il suo che lo ha portato a costruire e conseguire quei risultati pastorali che oggi, in concomitanza con la ricorrenza del bicentenario della nascita della Diocesi Calatina, sono raccontati con vividi ricordi da confratelli, parrocchiani e amici. Alla presenza dell'autrice, dopo l'introduzione del direttore della Biblioteca Diocesana Pio XI, Francesco Paolo Failla, interverranno il preside dell'Istituto Comprensivo Alessio Narbone, professor Francesco Vignataro, e il vescovo della diocesi di Caltagirone, Calogero Peri. L'associazione culturale Mitra indice presso il Teatro Politeama di Caltagirone lo spettacolo Il sogno di Giuseppe, Risognare si può, il musical, libero adattamento. Per giovedì 18 febbraio 2016 alle ore 21. Il biglietto in prevendita costa 6 euro e i testi e le musiche sono di Castellacci e Belardinelli, la regia e la direzione artistica di Piero Coffano, la coreografia di Chiara Blancato, l'aiuto coreografia di Andrea Cavalieri, costumiste Concetta Interlandi e Maria Barone e l'allestimento scenografico di Franco Coffano. Collaboratori Dario Lo Bianco, Giacomo Vitale e Federica Formica. Sabato 20 febbraio alle 18:30 presso la Basilica Cattedrale di Caltagirone saranno ordinati i diaconi da Sua Eccellenza Monsignor Calogero Peri, Luigi De Pasquale della parrocchia di San Giovanni Bosco di Caltagirone e Luca Francesco Gandolfo della parrocchia Spirito Santo di Gran Michele. L'Istituto Comprensivo Alessio Narbone di Caltagirone ospiterà giorno 3 marzo la finale provinciale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, promossi dall'Accademia Italiana per la promozione della matematica Alfredo Guido, col patrocinio dell'Università degli Studi di Palermo e del Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli Studi di Palermo. L'Istituto Narbone, comprendente i comuni di Mineo, Palagonia, Ramacca, Gran Michele, Mirabella in Baccari, Mazzarone e Caltagirone, consoliderà l'esperienza maturata nella partecipazione a competizioni di matematica, accogliendo i numerosi partecipanti che dovranno trovarsi entro le ore 14:30 nella sede centrale dell'Istituto. La gara avrà inizio alle ore 15.
Nello stesso giorno, nella sala convegni della scuola, sarà effettuata la cerimonia di premiazione con la consegna degli attestati a tutti i partecipanti e delle medaglie ai vincitori che approderanno alla finale nazionale.